Bentrovati gentili telespettatori, eccoci dunque al nostro magazine come ogni giovedì dedicato alla cultura. Oggi ci occupiamo di teatro e del nuovo spettacolo firmato da Andrea Castelli, si chiama Sanguinare Inchiostro, in scena da questa sera fino al 30 novembre al Teatro Comunale di Bolzano. La battaglia era finita? Non è stata una battaglia, è stata una carneficina, lo scriva. Lo abbiamo sentito, ha gridato tutta la notte. Il comandante pagine ci ha di lettere, stralci di diari, documenti. Sul palco del Teatro Studio del Comunale di Bolzano, l'attore Andrea Castelli, fino al 30 novembre, porta in scena nell'ambito della stagione dello Stabile Sanguinare Inchiostro, uno spettacolo che ripercorre la perversa follia della guerra, della grande guerra, conflitto che ha cambiato il XX secolo, segnando la storia europea in modo indelebile. Il testo è a cura di Andrea Castelli, che da anni desiderava riflettere con il linguaggio del teatro su questo tema. La regia invece è di Carmelo Rifici. Notiamo che alcuni soldati affrontano il male della guerra, il paradosso della guerra in maniera autodistruttiva, non soltanto attraverso la morte in guerra, ma anche attraverso un autoannientamento della propria anima. Altri questo male l'hanno trasformato in letteratura, in scrittura, in lettere, in qualcosa da consegnare, e questo li ha aiutati a trovare un modo per sopravvivere. Il nostro cappellano militare era salito sulla copertura del forte con un megafono e gridava: «Bravi alpini! Bravi italiani, ma non fatevi ammazzare così!» In tempo di guerra la scrittura era vista come via di salvezza per i soldati in trincea, ma anche come un modo per esprimere le proprie sensazioni, l'orrore, l'efferatezza, il dolore. In questo spettacolo la scrittura assume un ruolo fondamentale. Sulla scena, infatti, prendono forma pagine di guerra, difficili da cancellare. Interessante all'interno dello spettacolo, dove ho voluto calcare un po' la mano, è la scrittura. Questo tipo di scrittura che può diventare catartica per chi vuole liberarsi dell'orrore che ha visto, e questo bisogno di avere e di dare notizie. Oggi ho ricevuto la vostra dell'11 scorso, ma non fate cenno alla mia del 6. Sanguinare Inchiostro rimarrà in scena al Teatro Studio di Bolzano fino al 30 novembre, perché chi scrive in tempo di guerra sanguina sul foglio la propria sofferenza, quello che vede, e si porta dentro, lasciando spazio però anche alla speranza. Fuggissi all'indietro senza che però io riesca a salvarci. Scrivi, scrivi, perché se non scriviamo non ci potrà salvarci. 30 secondi di reclame e saremo nuovamente con voi con la pagina dello sport. Safter. Il gusto genuino dell'Alto Adige dal 1857. Mini affumelli classici Senfter. Qualità e gusto. Senfter. Saper fare, saper vivere. Eccoci dunque, come preannunciato, alla pagina dello sport con il calcio in primo piano per parlare del campionato di eccellenza e dei Pusteresi del San Giorgio, attualmente in testa alla classifica. Periodo di grande forma del San Giorgio che dopo la 12ª giornata di campionato d'eccellenza si trova in testa alla classifica con 3 punti di vantaggio sul Levico. Le immagini si riferiscono alla partita di domenica scorsa proprio tra i Pusteresi e il Valle Aurina, match vinto con un secco 2-0 dai ragazzi allenati da mister Patrizio Morini. A segno prima Thomas Pifrader, bravo a trasformare un rigore al 44esimo minuto, e poi con Philipp Schwingsackl in chiusura di partita. San Giorgio, vistosamente cresciuto sia caratterialmente che tecnicamente, ora ambisce a qualcosa di importante. Tanto io vorrei sottolineare una cosa importante: noi non siamo assolutamente partiti per vincere il campionato, ma soltanto per migliorare quello che già l'anno scorso era stato un ottimo risultato, ossia il 6º posto. Poi è chiaro, adesso ci troviamo lì, abbiamo sicuramente molto meno pressioni di quelle che hanno il Levico, la Virtus Don Bosco e altre squadre importanti, proprio perché questo non era il nostro obiettivo. Però certo, cammin facendo ci siamo accorti tutti che la rosa del San Giorgio è una rosa di prima scelta, e quindi sono sicuro che fino alla fine del campionato nei quartieri alti della classifica ci saremo anche noi.
Agguerrito l'otto delle inseguitrici a partire dalla Virtus Don Bosco che ha ritrovato la vittoria contro la Vis per 2-0 e domenica nella 13ª giornata i bolzanini incontreranno il San Martino. La capolista ospiterà la Vis mentre il Calcio Chiesa affronterà il Bozner. Il Comano incontrerà il Valle Aurin, alla Piano in cerca di punti preziosi ospiterà il Termeno. Il fanalino di coda Fersi in attende la Lense, chiude il tabellone San Paolo Bressanone con quest'ultimi convinti di fare bene dopo la bella vittoria ottenuta domenica scorsa contro la Piano. Dopo la pagina dello sport siamo al meteo, purtroppo a quanto pare ci attende un weekend non proprio all'insegna del bel tempo, ma vediamo nel dettaglio le previsioni. Domani un campo di alta pressione garantirà tempo più stabile, gli strati più bassi dell'atmosfera saranno ancora piuttosto umidi, favorendo quindi la formazione di nubi basse. In alcune valli le nubi basse saranno persistenti, altrove prevarrà il sole con temperature miti. Temperature massime a seconda della presenza di nubi basse, tra i 10 e i 15 gradi. Le temperature previste: Brunico minima 2, massima 12, Bressanone minima 6, massima 13, Vipiteno minima 2, massima 11, Bolzano minima 9, massima 15, Merano minima 9, massima 15, Silandro minima 3, massima 13 gradi. Sabato in cielo domineranno le nubi con delle precipitazioni che diverranno sempre più diffuse interessando tutto il territorio in serata. Il limite della neve sarà sui 2000 metri in giornata, abbassandosi fino a 1400 metri nella notte con le precipitazioni più intense. Domenica e lunedì prevarranno ancora le nubi con piogge a tratti. Prima di salutarvi mi corre l'obbligo di ricordarvi il nostro sito internet all'indirizzo che vedete in sovraimpressione. Notizie aggiornate online 24 ore su 24 al sito www.goinfo.it. L'informazione su Video 33 vi dà appuntamento a domani mattina alle 7:20 con la rassegna stampa. Grazie di averci seguito e arrivederci. L'abbigliamento di Video 33 è fornito da Boutique New Time a Bolzano, Galleria Greif. Un ristorante dove puoi scegliere sul momento la pietanza e come farla preparare a Bolzano non si era ancora visto e sbarca in città direttamente dall'esperienza di successo nella Grande Milano. Se poi ci metti che puoi riempire il piatto quante volte vuoi senza aggiungere un euro, è chiaro che bisogna provare il nuovo ristorante Duca almeno una volta. Ben 400 posti nella raffinata sala interna dove poter scegliere tra cucina cinese, giapponese, cubana e italiana. Pesce e carne freschissimi, un'infinita varietà di contorni crudi o cotti che fanno bella mostra di sé in attesa di essere scelti dai commensali. Tutto questo fa del ristorante Duca il luogo ideale per la pausa pranzo, ma anche per una cena a due o in compagnia. Ristorante Duca, la nuova oasi gastronomica proprio di fronte alla Fiera di Bolzano.